Quindi se l'informazione scientifica, che si chiama scientifica proprio perché dovrebbe essere scientifica, ha queste contaminazioni, a maggior ragione bisogna stare attenti sulla proprietà dei giornali e dei mezzi di informazione, su come vengono selezionati i direttori, su come vengono scelti i giornalisti che si occupano di questo o di quell'argomento, e poi su chi decide se le cose che i giornalisti scrivono vanno in pagina o no, e con quale titolo, perché ci sono tanti modi di nascondere una notizia, si può nascondere una notizia anche dandola quella notizia, c'è bisogno di tacerla una notizia per nasconderla. Basta titolarla in un certo modo, basta collocarla in un certo modo, basta inserirla in un contesto di un certo tipo per farla sparire e poi poter dire ma io quella notizia l'ho data. Noi viviamo nel sistema peggiore da questo punto di vista, perché è un sistema che è costruito apposta per produrre servilismo, conformismo, paura, autocensura nei confronti di chiunque si può lamentare. È chiaro che quando tu ti occupi dei comportamenti borderline o illegali di una società, più quella società è grossa, magari quotata in borsa, più potrà chiederti danni nel caso in cui si ritenga danneggiata. Ovviamente i danni vengono quantificati con richieste mostruose, fantoziane, centinaia di milioni di euro chiedono ormai quando fanno una causa civile. Gruppo Cremonini credo che abbia chiesto a Luttazzi per una battuta 600 miliardi di lire. Anche lui il suo da fare con questi signori. Molto spesso non ti chiedono neanche i danni, te li fanno loro i danni, per esempio ritirando la pubblicità da tuo giornale, per cui tu fino al giorno prima avevi un tot di introito pubblicitario, dal giorno dopo zero. L'editore quando si ritrova a zero va dal giornalista che ha scritto una certa cosa su una marca di acque minerali che garantiva un certo introito e dice ma scusa ma ce l'hai con me? Ma potevi tenertelo quell'articolo lì, non potevi mettere o mettere l'etichetta per esempio, no? Cioè, c'è una marca di acque minerali che ha più piombo di una bilancia. Non per dire, invece di dire metti che ce n'è una così, così la gente è contenta perché ogni volta va a comprare l'acqua minerale, dice se sapessi qual è quella che c'è non la compro, gente che cerca il piombo nella bottiglia. Perché? Perché se il giornalista ha fatto perdere al suo editore una botta di pubblicità, stiamo parlando di soldi seri, non stiamo parlando di bruscolini, diventa immediatamente il pericolo pubblico dentro la redazione. E il direttore che cosa fa? Cioè, ecco, tu mi fai sempre litigare con l'editore, se è una persona per bene, se è una persona per male, semplicemente lo manda a fare lo sport, sperando che non rompa i coglioni anche allo sport, perché tra l'altro c'è molto da rompere anche nello sport, come voi pensate. Ovviamente che insomma fare la gastronomia, ma anche lì sappiamo che c'è gente che va a mangiare gratis nei ristoranti per parlarne bene sui giornali, e se invece ti fanno pagare la cosa, allora si mangia di merda. Ecco, quindi praticamente non sai più dove metterla. La gente onesta in un giornale che non sia edito da un editore non solo onesto ma anche puro, e da un direttore che sia corretto. L'editore puro non è un editore missionario, non è un editore illibato, non è un
vasto. L'editore puro è semplicemente un editore che fa solo l'editore, cioè un editore che ha come unico suo business l'editoria e che quindi stampa libri, giornali, magari c'ha delle televisioni, magari c'ha delle radio, dei portali internet, ma l'editore fa, non fa anche altro o soprattutto altro. Beh, da questo punto di vista qua in Liguria il giornale del secolo XIX credo sia l'unico esemplare di giornale italiano che è edito da uno che fa solo l'editore, il signor Perrone. Se ne sta a Monte Carlo, da quello che mi raccontano, ogni anno guarda gli introiti del suo giornale, se va bene applausi, se va male prende il direttore e lo cambia. Io non ho la più pallida idea di come la pensi questo signore, di quali simpatie, antipatie, eccetera. Io mi sentirei garantito da un editore puro. Meglio non averlo un editore. Ma dato che è difficile, noi siamo riusciti a fare un giornale che si chiama Il Fatto Quotidiano che non ha un editore, anzi siamo noi stessi i nostri editori. Per ora ci è andata bene, ma è un esperimento. Nell'ambito dei giornali che hanno un editore, direi che il più garantito dei giornali è quello che ha un editore, che fa solo quello. Perché? Perché tu gli devi garantire comunque un prodotto che stia sul mercato, per stare sul mercato delle notizie deve dare le notizie, se no le dà qualcun altro e la gente va a comprare qualche altro giornale. Ma è un editore che appunto guadagna o perde grazie al fatto che il suo giornale è ben fatto o è mal fatto, punto e basta. Naturalmente non è che il suo giornale attacca il suo editore tutti i giorni, è ovvio che se io avessi un giornale faccio l'editore tutti i giorni ti travaglio uno stronzo, dico vabbè, ma ti serve avere un giornale, cioè il minimo è che non te la prendi col tuo editore, ma se il tuo editore fa solo l'editore le occasioni per prendertela con lui ne hai anche abbastanza poche. Certo che se il tuo editore costruisce automobili, oltre a fare l'editore, e ogni volta che esce un modello c'è un problema. Dice, esce la Duna, cosa scriviamo? Che è una troiata in mano, non si può scrivere che la Duna è una troiata, è una macchina moderna, venieristica, cappotta in parcheggio, ma questo non lo diciamo, perché l'ha fatta l'editore, se no quello si incazza, giustamente. Se l'editore è un palazzinaro che ha degli interessi nella cementificazione di una regione a caso tipo la Liguria o un'altra, è evidente che insomma evitiamo di rompergli le scatole. Ma non rompere le scatole a un editore palazzinaro significa non parlar male né della giunta regionale, né della giunta comunale, né di quella provinciale, cioè non puoi più parlare male di nessuno. Perché? Perché un palazzinaro che si rispetti deve avere ottimi rapporti con tutte le amministrazioni pubbliche. Perché? Perché non è che uno può costruirsi un palazzo così. Mettetevi nei panni, non so, di quelli che fanno per esempio le autostrade, quelli che costruiscono i ponti, di quelli che costruiscono gli aeroporti, di quelli che costruiscono di quelli che fanno i trafori. Cioè non è che dice domani mi faccio un traforo, no, se non ti viene commissionato dallo Stato tu non fai nessun traforo. Cioè faccio un ponte, no, ponte ti deve essere commissionato, faccio una strada, no, la provincia te la commissiona, oppure lo Stato. Cioè, domani faccio uno stadio, no? Fai nessuno stadio, stadio ti viene commissionato dal comune e avanti di questo passo, quindi è evidente che tu devi avere buoni rapporti con la politica e quindi con le pubbliche amministrazioni, che sono dei più vari colori e che cambiano continuamente, quindi devi essere ammanicato con la destra come con la sinistra. Se fai quello e hai pure un giornale, ecco, il giornale sarà continuamente in difficoltà. Perché? Perché chiunque tocchi immediatamente va a rompere i coglioni all'editore palazzinaro. Dice, ah, vai a fare quel ponte, ma il tuo giornale mi ha attaccato, facciamo fare un altro. Mettete un editore che fa il petroliere, un editore che costruisce inceneritori.
un editore che possiede cliniche private. L'ultimo grido degli editori sono le cliniche. Cioè aveva delle cliniche Caracciolo, ha delle cliniche Ciarrapico, ha delle cliniche Rotelli, che è il più grosso azionista del Corriere della Sera, hanno delle cliniche la famiglia Angelucci, che edita non a caso un giornale di destra, Libero, un giornale di sinistra, Il Riformista, che è un editore, fa un giornale di destra e un giornale di sinistra. È un caso unico, secondo me, nella storia dell'editoria. Perché? Perché l'editore fa un giornale più o meno in linea con quello che pensa. E Benedetti è sempre stato abbastanza orientato verso il centro-sinistra, lo si vede da Repubblica, dall'Espresso, eccetera. Berlusconi è sempre stato orientato verso un... si vedeva meno quando c'era Montanelli, ma perché? Ma perché Montanelli, ovviamente, il giornale se l'era fondato lui e Berlusconi c'era salito sopra dopo. Ma stiamo parlando di un signore fuori concorso, che riguarda anche il fatto che poi quando il direttore ha le palle può anche resistere alle pressioni dell'editore, ma stiamo parlando di gente defunta, quindi non più in corsa. Quindi voi capite che la faccenda degli editori puri poi ha delle ricadute a cascata sulla vita delle persone, perché se il mio editore vuole soltanto far soldi, il condizionamento deriverà solo ed esclusivamente dal fatto che non gli devi proprio inimicare tutti gli inserzionisti pubblicitari, perché sennò poi quello di soldi non ne fa più. Ed è una cosa abbastanza pesante da accettare, ma quasi fisiologica. Non devi parlare male del tuo editore e non devi proprio sputtanare tutti gli inserzionisti pubblici. Non puoi scrivere tutti i giorni che Armani fa degli abiti da schifo, che Etro fa degli abiti, perché le case di moda dopo o insieme alle acque minerali sono tra i principali inserzionisti. Però insomma, dato che non è vero che Armani fa dei brutti abiti, insomma, cerca di... questo è quello che ti chiede un editore puro. Se invece hai un editore che ha interessi di altro tipo, in un paese dove non esiste una impresa libera sul mercato della libera concorrenza, perché il mercato in Italia non esiste, in Italia fanno affari quelli che hanno buoni rapporti con lo Stato, cioè con i politici, non fanno affari quelli che hanno pessimi rapporti con lo Stato e con i politici. E allora se tu cominci a vedere chi sono i tuoi editori, chi sono gli amici politici o quelli che non possono diventare i nemici politici dei tuoi editori, tu praticamente non puoi più parlare di niente in maniera libera. E questa è la ragione per cui la gran parte dei giornali, poi li sfogliate, insomma, dovrebbero scrivere informazione pubblicitaria, no? In tutte le pagine, non soltanto nelle pagine di informazione pubblicitaria. Se prendete le cronache o le analisi economiche della gran parte dei giornali, ma onestamente, ma voi per andare a fare un investimento finanziario cosa fate? Andate a vedere che cosa vi dice il giornale che sta in mano alla tal banca o l'altro giornale che sta in mano a quell'altra banca? Ma come vi potete fidare di un giornale che sta in mano a una banca nella quale voi sareste molto curiosi di sapere come vanno le cose? Come fa a dirvelo quel giornale lì, visto che è controllato dalla stessa banca che lui stesso dovrebbe controllare? Quindi